Partenza e ripartenza in queste ore sul fronte dei lavori pubblici e ripristino di servizi. Da un lato la notizia che la ditta che aveva presentato ricorso come esclusa dalla gara pubblica riguardo il tram ha avuto diniego da parte del TAR, sentenza che permette di far tornare sui giusti binari, è il caso di dirlo, l'iter per il riavvio della Trenovia. Dall'altro il via ai lavori di demolizione nel comprensorio ex Fiera di Trieste. Si può ricominciare con la gara che è stata sospesa. Ieri abbiamo avuto comunicazione della sentenza del TAR che ha rigettato il ricorso della società che aveva fatto ricorso, la società esclusa dalla gara, quindi adesso riprendiamo di nuovo i lavori e seguiamo il cronoprogramma e auspichiamo veramente che sia l'ultimo incidente di percorso che ci permetta finalmente di vedere i lavori su quella linea tranviaria. Sul tram si tocca ferro, magari quello delle nuove rotaie, nella speranza non arrivino nuovi intoppi. Sul fronte della ex fiera è tutto appena incominciato sotto lo sguardo attento del sindaco di piazza. Qui nella zona dell'ex fiera di Trieste sono partiti i lavori di smantellamento delle parti accessorie e poi quando avranno l'autorizzazione verrà demolito tutto e partono i grandi lavori. Ci saranno centinaia di posti di lavoro, un investimento di 100 milioni, per cui è una cosa molto interessante per la nostra città. Finalmente siamo partiti e di questo sono veramente molto orgoglioso. Cambierà anche tutta la viabilità, tutta la zona verrà riqualificata, per cui possiamo essere molto soddisfatti di questo.